Soltanto brevissime riflessioni, perché stasera preferiamo lasciare spazio a loro, anche per questa interessantissima esposizione, per un dito messo in una piaga, ahimè, troppo aperta. Ha ragione senz'altro Fabrizio, stiamo perdendo la memoria, è colpa di tutti se c'è questo degrado. A me viene in mente che, tra l'altro, un orto botanico è un luogo mitico, abbiamo letto tutti dai ragazzi, i ragazzi della mia palla di Fernando Mollari, e l'orto botanico era il rifugio, il mondo dei sogni, la fortezza, la roccaforte dei ragazzi di Ferenc Az, che si oppongono invece a quelli di Amboca che stanno nella segheria. E da ragazzi tante volte noi, una volta si viveva veramente in strada, non c'era la televisione, non c'era altro, abbiamo utilizzato gli spazi pubblici come i luoghi dei nostri sogni, poi cresciuti e in un'epoca in cui c'era un pochino più di civiltà, di rispetto per gli altri, si poteva andare a passeggio, si potevano portare i bambini, cosa è capitato anche a me 40 anni fa, poco più, su queste mura, che oggi sono ridotte effettivamente a un letamaio, e la cosa dispiace molto. Certo, nessuno si aspetta che si ricostruisca qualcosa come Villa Taranto di Pallanza, ma perlomeno insomma che ci si metta un po' tutti di buona volontà per spingere gli amministratori, ma anche la gente comune, perché si può fare del lavoro buono anche raccattando delle carte, anche vigilando, frequentando il luogo, facendo in modo che non ci vadano soltanto i vandali e gli sporcaccioni, perché veramente queste mura, a imitazione anche di quelle di Lucca, perché no? Lì sono riusciti a fare una meravigliosa passeggiata in quella città. Si potrebbe tornare a farla anche in questa. Ecco, preferisco non dire altro, passo la parola a Franco. Buonasera, anch'io questa sera sono qui più per ascoltare che per dire. L'unica cosa che io voglio e che mi interessa dire è che mi sono andato a fare un giro, come al solito, su internet e ho visto ce ne sono diversi in Italia di orto botanici e che hanno un gran successo. In particolare uno è quello di Bergamo e quello di Salerno, e sono andati a vederli. Questi due hanno una cosa molto particolare, molto interessante, che al di là del fatto che siano un orto botanico dove comunque viene spiegata la natura, i movimenti, le anni, eccetera, e tutto quanto, sono però diventati anche fonte di lavoro e fonte di cultura. E questo è stato molto interessante, soprattutto a Bergamo fanno durante l'estate tutta una serie di spettacoli inerenti all'orto botanico, che vanno dalla musica al teatro a esposizioni di opere, di sculture, eccetera eccetera. Potessimo fare una cosa del genere, questo è l'augurio che io faccio alla mia città, alla nostra città, perché possa tornare a sorridere, perché le mura, mi dice, sono il sorriso della nostra città, non ce l'abbiamo più. Ha ragione dire che abbiamo perso la memoria, e insieme alla memoria abbiamo perso il sorriso. Vuol dire, noi siamo una generazione che sulle mura medici ci siamo andati sempre, soprattutto con la nostra ragazzina, ma non era soltanto questo, era un rubare un bacio, come? Anche con la ragazzina, anche con la ragazzina, un altro, però a parte quello, veramente, secondo me le mura medici sono il sorriso di questa città, ridiamoli, grazie.